È stato travolto dalle emozioni Giovanni Galeone, l'allenatore più vincente a Pescara e soprattutto il più amato dai tifosi pescaresi, simbolo di una epoca e di una Pescara splendente sotto il profilo sportivo e non solo, l'uomo che più ha saputo emozionare i tifosi biancazzurri, emozioni che gli sportivi hanno contraccambiato ieri nel giorno del suo 80° compleanno. Tante le persone che sui social hanno dedicato un pensiero al profeta, sommerso dagli auguri e poi telefonate e poi interviste sui maggiori quotidiani sportivi nazionali. Perché oltre ai risultati del campo, per tanti addetti ai lavori, per tanti calciatori, è stato un vero e proprio maestro. Dopo 35 anni Galeone, causa pandemia, non ha trascorso il suo compleanno a Pescara, ma ad Udine, dove, collegato ieri sera nel corso della trasmissione replay, a stento ha trattenuto le lacrime, commosso da tale incontenibile dimostrazione d'affetto verso di lui. Cosa vuoi che ti dica, Enrico? Io non me l'aspettavo. Tutto questo bene, questo amore che mi stanno dimostrando, veramente non me l'aspettavo. Lasciamo perdere i giornali nazionali e quello che hanno scritto di me, eccetera, ma quello soprattutto che mi hanno fatto sentire da arrivare da Pescara, io credo che le persone che hanno amato possono capire questo, perché l'amore si sente quando c'è. E però se è una ti cosa... commuovi tu stasera, Giovanni, alla fine, se ti commuovi tu qui con le lacrime, per carità. però una cosa che si sente, Enrico, una cosa che si sente. Io sono stato felice in tantissime città dove ho allenato, perché mi vogliono bene a Perugia, a Ferrara poi mi fanno le ovazioni e non ho vinto niente a Ferrara, a San Giovanni Valdarno, a Grosseto, mi vogliono bene. Però l'amore che io sento quando arrivo a Pescara e anche quando non ci sono a Pescara, è una cosa stranissima, è una cosa che... è unica, che te devo dire. Io amo Pescara sicuramente, però non avrei pensato che dopo tutti questi anni ci fosse ancora questa specie proprio di affetto verso di me, che è più di affetto, è ancora più che affetto. Che abbiano ancora un ricordo di te è una cosa che non capita sempre, ecco, diciamoci la verità. Poi non mi emoziono più, ci siamo già emozionati. E state facendo vedere delle immagini stupende. Così si vede che abbiamo lasciato dei ricordi forti, delle emozioni forti. Ci siamo tanto divertiti. Io, quando tu mi hai intervistato e hai lasciato le ultime parole su quel libro che poi hanno scritto di quella famosa e favolosa annata, hai scritto una cosa e eravamo belli, ma noi continuiamo a essere belli.